Buonasera a tutti i cittadini accorsi questa sera su questa piazza. Buonasera a tutti voi, buonasera a voi cari amici giovani. Volge il termine questa campagna elettorale, campagna che mi e ci ha permesso insieme a tutti gli amici della lista Bova Marina in Movimento di dialogare con tantissime persone che siete anche qui questa sera presenti. Nel nostro bellissimo paese abbiamo trovato come compagna di viaggio in tante persone e personalmente condivido la parola paura. Abbiamo paura del futuro, abbiamo paura di perdere le nostre sicurezze, sicurezze economiche, sicurezze lavorative e sicurezze affettive. Personalmente io, come tanti giovani, abbiamo anche paura di non essere all'altezza delle nostre aspirazioni, di non essere all'altezza delle nostre responsabilità. Eppure, cari amici, è proprio in questo momento che occorrono far uscire fuori i veri valori. Primo fra tutti, il valore dell'amore, non solo valore fra uomo e donna, ma amore per la natura, amore per l'ambiente, amore per le persone che ci stanno accanto. Diciamocelo tutta, amore per il nostro paese. Occorre il valore del coraggio, coraggio di guardare alle soluzioni e non ai problemi, coraggio di innovarsi e di focalizzarsi sul fare piuttosto che sul dire. Fare che contraddistingue i giovani di questo paese. Giovani con dalla nostra parte una fucina di idee, di personalità, di esperienze e di competenze che ispirano proprio il fare per il bene di questa cittadina. Per questo è nostra intenzione della lista Bova Marina in Movimento sviluppare con serenità e serietà un discorso di politiche giovanili attraverso l'accompagnamento dei giovani alla costituzione di società, di cooperative e associazioni, ma soprattutto attraverso l'istituzione della consulta giovanile formata da tutti e indistintamente i giovani di questo paese, con l'obiettivo principale di creare le condizioni adatte affinché i giovani possano realizzare al meglio il loro diritto alla democrazia, il diritto al divertimento, il diritto alla cultura e il diritto al lavoro. Seguendo questo, la consulta dovrà seguire la logica dell'inclusione, della partecipazione e dell'unione che fa la forza, fungendo da collante fra tutti i movimenti, le realtà e le associazioni, collaborando affinché le differenze possano condurre alla formazione di identità e di idee da realizzare per il nostro paese. Cari amici, una cosa mia e c'è chiara a tutti: la nostra città, la nostra Bova Marina ha bisogno di aiuto. Ha bisogno dell'aiuto di tutti noi e di tutti voi. Insieme cittadini dobbiamo agire ed affrontare i problemi. In questa campagna elettorale e nel futuro non mi sono, non ci siamo e mai ci stancheremo di dire: tutti insieme, uniti, si può. Il contributo di ognuno serve a realizzare un sogno che è di tutti. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi saluto non augurandovi una buona sera o una buona notte, ma dicendovi: cittadini, buongiorno a tutti. Non ho fatto una gaffe, lo ribadisco. Buongiorno a tutti. Voglio augurare a tutti che dalle urne del 25 maggio nasca il principio di un lunghissimo giorno di speranze, di certezze e di soddisfazione per tutti i cittadini bovesi. Viva Bova Marina!
Buonasera, elettrice ed elettori di Bova Marina. Vi ringrazio per la vostra presenza qui stasera. Ci ritroviamo dopo un mese, quasi un mese dalla presentazione della lista e a 2 giorni dalle votazioni per rinnovarvi il nostro impegno e la nostra disponibilità nei vostri confronti. Credo di parlare a nome di tutti i componenti della lista Bova Marina e Movimento quando chiedo il vostro appoggio e la vostra collaborazione. Stasera vorrei brevemente soffermarmi su quanto è accaduto in questi giorni. Tutti abbiamo ascoltato, tutti abbiamo sentito ciò che è stato detto. Sono stati molti gli attacchi che abbiamo subito, gli insulti e le offese che non sono certo segno di una politica pulita e onesta. Ne faccio un accenno non per fare polemica, ma semplicemente perché è giusto sottolineare che il nostro non rispondere e non controbattere è stato volontario, perché crediamo che non è facendoci la guerra tra di noi che risolleveremo le sorti di Bova Marina. Mi sento di dire, e con questo poi chiudo l'argomento, che sono rimasta delusa e amareggiata, perché credo e penso che non è così che si fa campagna elettorale, non è infangando gli altri che si emerge e soprattutto si trovano le soluzioni ai problemi e le risposte ai quesiti. Andiamo avanti. Tengo a sottolineare che il mio interesse, l'interesse di Vincenzo e di tutta la squadra è migliorare Bova Marina e fare in modo che Bova Marina esca da questo stato di stallo e di stasi da cui purtroppo è da troppo tempo. Per fare questo però c'è bisogno di tempo e di risorse. Bisognerà a piccoli passi costruire quella strada che Bova e noi bovesi percorreremo per rifiorire. Bisognerà lavorare sodo, trovare tutte le opportunità, vagliare tutte le occasioni per riuscire a fare in modo che la situazione migliori. Per fare questo abbiamo bisogno di voi, del vostro sostegno e della vostra collaborazione. Bova Marina si può rimettere in moto solo se tutti noi bovesi ci mettiamo in moto per lei. Siamo alle porte di quella che è stata fino a qualche anno fa la stagione sicuramente più produttiva per Bova, l'estate. Noi cercheremo di ripartire da questo, premettiamo che il tempo è breve, quindi sfrutteremo al massimo le possibilità che avremo nell'immediato per poter risolvere i problemi più urgenti come può essere la pulizia della spiaggia, le strade, la via marina, per cercare di fare in modo che la gente a Bova stia bene, che venga altra gente e che il turismo si incrementi, che è il motore dell'economia per Bova Marina. Prima di tutto però, e questo è un mio pensiero personale, per poter far sì che questo accada, il cambiamento deve partire da noi. Ognuno di noi deve fare un esame con se stesso e pensare che alcuni preconcetti, alcuni pregiudizi errati vanno eliminati. Bisogna muoversi, aprirsi al nuovo, al bello che Bova ha e che va assolutamente valorizzato. Solo così si può effettivamente arrivare al cambiamento, cambiare noi per cambiare chi sta intorno a noi e la terra in cui viviamo. Scusate. Solo se c'è cambiamento, c'è conoscenza, ci può essere progresso e sviluppo. Per costruire c'è bisogno di qualcuno che insegni e che apprenda a costruire. Per questo ci saranno molte occasioni di incontro, di confronto, di scambio di opinioni, perché ognuno di noi possa apprendere dall'altro e accrescere la propria esperienza. Tutti insieme lavoreremo, tutti insieme per risolvere quelli che saranno e sono i problemi più urgenti a Bova Marina. Tanto altro potrei dire, tante altre cose sicuramente andrebbero dette, ma non voglio assolutamente stancare, anche perché spero che ci saranno altre occasioni per rispondere ai vostri quesiti, risolvere i vostri dubbi e confrontarci. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e vi chiedo di non perdere la speranza e di darci fiducia. Grazie. Elettrici ed elettori, amiche ed amici di Bova Marina,
Eccoci qui ancora una volta, al vostro cospetto. Noi da una parte, i candidati, e voi dall'altra, gli elettori. Ma siamo tutti figli di questa e tutti vogliamo il bene di questo Paese. La nostra lista, come avete avuto modo di constatare, ha accuratamente evitato di farsi trascinare nelle polemiche di questi giorni e di certo non vuole entrarci stasera. Noi abbiamo dato vita a questa compagine con un unico scopo. Vogliamo e crediamo che Bova Marina, che ha dato i natali ad uomini di grande cultura, a politici di rilievo regionale e nazionale, a uomini liberi che hanno saputo divulgare il pensiero di libertà e di uguaglianza tramandatici dai nostri avi greci, torni ad essere non solo la perla dello Ionio, ma un diamante di prima grandezza nel panorama regionale e nazionale. Non vogliamo più essere considerati come quella buona terra che parabola che accoglie acqua e grandine, sole e tempesta, limitandosi ad osservare che questa è la legge che governa le stagioni. Vogliamo essere assieme a voi i protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Vogliamo costruire assieme a voi le condizioni perché mai più di uno dei nostri giovani sia costretto a lasciare i propri genitori, i propri affetti, le proprie radici, per andare altrove a farsi conoscere ed apprezzare e per mendicare un lavoro che qui non hanno trovato. Elettrice ed elettori, Bova Marina ha bisogno di coltivare le energie dei nostri giovani e di valorizzarle. Ha bisogno di un'amministrazione comunale capace di proporre un programma concreto per la crescita culturale e civile di questa terra. E cosa più importante, capace poi di realizzarlo. In due parole, Bova Marina ha bisogno di nuove prospettive di sviluppo che susciti fiducia e alimenti speranza. È evidente, e converrete con me, che per realizzare un così semplice ma al tempo stesso ambizioso progetto c'è bisogno di gente visibile e credibile, di una leadership che sappia coniugare i bisogni delle persone reali con gli ideali di democrazia e solidarietà che i nostri padri ci hanno tramandato. I bovesi devono sapere che alla guida del comune ci sono persone che sanno prendere in considerazione i diversi interessi della gente, dei collettivi di lavoro, degli organismi pubblici e dei vari gruppi che operano nel sociale. Devono sapere che ci sono persone che impegnano il loro tempo, il loro sapere, le loro conoscenze per offrire a tutti, ma proprio a tutti, nella vita di tutti i giorni, iniziative culturali ed imprenditoriali, sempre più creative, più democratiche, più trasparenti, più collettive, con una maggiore offerta culturale, con maggiore rispetto della dignità delle persone e dei loro bisogni, delle loro aspirazioni, dei loro sogni. Devono sapere che nelle stanze del municipio c'è gente nuova, con nuova energia, nuove qualità, nuove prospettive, persone responsabili delle proprie scelte e che hanno a cuore le sorti del nostro Paese. Vogliamo poter offrire ai giovani nuove opportunità di lavoro, che non siano la solita alternativa tra il posto statale e l'emigrazione forzata. Vogliamo aiutare i nostri ragazzi a valorizzare le risorse locali, a mettere a frutto le loro creatività mediterranee per costruire insieme una società sempre più matura, più consapevole, una società che vuole crescere e guardare avanti senza dimenticare le proprie radici ed il sapere dei propri avi. Vogliamo che i cittadini finalmente si sentano presi sul serio, si sentano protagonisti della scelta che andremo a fare. Elettrice ed elettori, la lista Bova Marina in Movimento è composta da 12 persone che nella vita fanno i lavori più diversi, ma con un minimo comune multiplo, la semplicità. Siamo persone che guardano dall'alto all'altro uomo con rispetto e disponibilità e che se guardano dall'alto verso il basso il proprio simile è solo perché si stanno piegando per aiutarlo a rialzarsi.
La vera novità di queste elezioni siamo noi. Voi avete in mano un'arma potentissima, la matita copiativa che vi viene consegnata nel seggio elettorale. Con quella potrete scrivere il futuro nostro e dei nostri figli. Ogni voto espresso per la lista Bova Marina in Movimento è per noi una cambiale di serietà e di impegno per migliorare la qualità della vita e dell'ambiente in questo Paese. Elettrici ed elettori, noi vogliamo rilanciare una nuova politica, vogliamo ottimizzare le risorse naturali, gli usi, i costumi e le tradizioni di quanti vivono in questo Paese, valorizzando le immense risorse ambientali, paesaggistiche e culturali esistenti. Amici ed amiche, un voto alla lista numero 2 significa dare forza ad una politica pulita che vuole invertire la rotta nel mondo di governare le risorse. Significa privilegiare una politica della prevenzione e della tutela dell'enorme patrimonio paesaggistico e ambientale, costiero o montano che sia. Significa far uscire il nostro Paese dall'isolamento in cui è stato ricacciato negli ultimi anni, dotandolo di quelle strutture necessarie perché possa veramente interpretare quel ruolo di paradiso turistico che Madre Natura gli ha assegnato con le sue bellezze naturali e il suo immenso patrimonio artistico. Dateci fiducia e vedrete che sapremo meritarla. Noi, a differenza di altri, non vi promettiamo la luna e le stelle, ma possiamo solo garantirvi che metteremo il nostro impegno, la nostra serietà, la nostra competenza al servizio di Bova Marina e dei bovesi. Vogliamo vincere e vinceremo per voi, per alimentare le vostre speranze, per sostenere i vostri progetti, per alimentare le vostre aspirazioni. Vogliamo vincere e vinceremo per coltivare assieme a voi i sogni dei vostri figli. Vogliamo vincere e vinceremo perché Bova Marina ha il diritto e il dovere di andare avanti per riconquistare quel ruolo che la storia e la natura le ha assegnato. Vogliamo vincere e vinceremo perché noi siamo voi. E come diceva Barack Obama, yes we can, sì, noi possiamo. Comunque sì. Elettrici ed elettori, giovani elettrici e giovani elettori, concittadini, a dire il vero, dopo gli interventi esaustivi da parte dei candidati della lista Bova Marina in Movimento, non avrei molto da dirvi, ma poiché sono contro i miei meriti il capolista, il candidato a sindaco, vi chiedo la pazienza di ascoltarmi. Ormai siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale, una campagna elettorale lunga e difficile, come del resto lo sono tutte le campagne elettorali, ma al tempo stesso una campagna elettorale entusiasmante. È stata una campagna elettorale che ci ha visti protagonisti attivi, attenti e impegnati a dare un nuovo governo al nostro Paese. Un governo, un'amministrazione che sia più forte, più presente, più vicina, più dinamica, più attenta ai problemi della gente. In queste settimane abbiamo avuto l'opportunità, la possibilità di stare a stretto contatto con voi, ascoltarvi, capire quello che i cittadini si aspettano
dalla futura amministrazione si aspettano dai nuovi amministratori. La politica ha bisogno di tornare tra la gente, lasciarsi interrogare e stimolare. Non ci sarà una stagione nuova se non ci si rimescolerà con le persone, se non si aprirà un confronto con le giovani generazioni, se non si coglierà l'esperienza, la saggezza degli anziani, le aspirazioni, le sensibilità delle donne. E nel territorio, nelle strade, stando tra la gente e con la gente, che si colgono, si comprendono i problemi degli imprenditori, degli operatori economici, i problemi dell'occupazione, del mondo giovanile, i problemi delle famiglie. In questo mese di campagna elettorale, ma non solo in questo mese di campagna elettorale, abbiamo avvertito il crescere di domande esigenti. Innanzitutto quella di una buona politica amministrativa, intesa come ricerca del bene comune, come capacità di interpretare i bisogni delle persone, di orientare il nostro Paese verso una maggiore coesione sociale. In secondo luogo abbiamo avvertito la domanda crescente dell'apertura di nuovi spazi di partecipazione e a tal proposito faccio una brevissima parentesi. Mi è stato chiesto di annunciare, e lo faccio con enorme piacere, che proprio questa esigenza di partecipazione, di inclusione, di coinvolgimento è così viva, così presente, che gli operatori economici non intendono perdere tempo e già domenica, non prossima perché la domenica prossima è quella che si vota, ma la domenica successiva, se non sbaglio il 1° giugno, organizzeranno qui in questa piazza un incontro con la nuova amministrazione, ma credo sarà un incontro con tutta la cittadinanza. Dicevo, nuovi spazi di partecipazione. Nuovi spazi di partecipazione insieme va di pari passo con l'esigenza di non lasciare in poche mani le decisioni che riguardano il nostro presente ed il nostro futuro. Ha fatto un accenno prima Maria Luisa Ollio alle polemiche, alle ingiurie, alle offese. Abbiamo deciso di non rispondere. Lo abbiamo fatto e a tal proposito mi è data anche l'occasione di esprimere a nome mio e a nome di tutta la lista la più ampia e sincera solidarietà a Pino Otelitano, che è un amico, un avversario serio e leale e soprattutto non c'è bisogno che lo dica io, non c'è bisogno che lo dica nessuno, è una persona onesta ed è una persona per bene. Qualcuno, a dire la verità più di uno, in questi giorni ci ha chiesto come mai, il perché non abbiamo inteso rispondere, non abbiamo inteso replicare agli attacchi personali rivolti contro la nostra lista, contro le nostre persone. A questi amici abbiamo fatto capire, abbiamo spiegato che non abbiamo risposto per due motivi. Il primo è che le falsità, le infamie non hanno bisogno di essere smentite.
le falsità, le infamie si smentiscono da sole. Il secondo motivo per il quale non abbiamo replicato e che per noi è il più importante è che le polemiche non aiutano il nostro paese, non aiutano Bova Marina. Noi invece ci siamo candidati per dare un contributo positivo. Anche la dottoressa Faenza è un avversario che merita rispetto e che noi rispettiamo. Tuttavia vi chiedo una piccola deroga. Ci siamo dati come linea di non fare polemica e non la faremo neanche questa sera. Mi sia consentita soltanto una battuta. Criticare e polemizzare con la lista numero uno è come sparare sulla Croce Rossa. Sui vinti mi hanno insegnato che non bisogna infierire. Lo dico senza ironia, lo dico sinceramente, lo dico dal profondo del cuore. La dottoressa Faenza mi fa soltanto tenerezza, abbandonata da tutto e da tutti al proprio destino, costretta a candidare pure il gatto di famiglia per poter completare la lista. Senza toni polemici, con la serietà e la correttezza di seri competitori, abbiamo preferito alle polemiche la discussione civile, il dialogo ed il confronto. Abbiamo preferito esporvi i nostri programmi, le nostre proposte, le nostre idee, i nostri progetti. Preferiamo occuparci dei problemi del Paese e possibilmente risolverli. Lo avete potuto notare tutti, lo avete notato tutti. La nostra è stata una campagna elettorale incentrata sui programmi e sul confronto. Confronto che auspichiamo sin d'ora sia possibile anche dopo la conclusione della competizione elettorale. Il nostro programma non è il classico libro dei sogni da campagna elettorale, è una risposta concreta a quelle che sono le esigenze del nostro paese e della nostra cittadina. È un documento che offre un'alternativa e traccia la via d'uscita per cambiare verso, per cambiare Bova Marina. Noi, così come non lo siamo stati per tutta la campagna elettorale, non saremo l'amministrazione degli annunci, non saremo l'amministrazione dei proclami, non saremo l'amministrazione del dire, noi saremo l'amministrazione del fare e del fare insieme a voi. Noi saremo l'amministrazione delle cose possibili, l'amministrazione della partecipazione, l'amministrazione della legalità, l'amministrazione della trasparenza. Non vi abbiamo promesso nulla e non vi promettiamo nulla neanche questa sera. Vi offriamo il nostro impegno, la nostra preparazione, la nostra semplicità, la nostra speranza. Ci conoscete tutti. Abbiamo l'umiltà e la dignità di riconoscere e di ammettere i nostri errori e i nostri limiti.
siamo però forti di una cosa, della pazienza e del coraggio nell'affrontare le cose difficili. Noi questa sera, in questa splendida piazza, dinanzi a tutti voi, dinanzi a tutto il Paese, intendiamo prendere e prendiamo un impegno solenne. Se avremo i vostri voti, se avremo i vostri consensi, se saremo eletti, ci impegneremo per essere un'amministrazione trasparente ed innovativa, per essere un'amministrazione forte, seria e competente, che sappia fare di Bova Marina un luogo dove vale la pena di vivere, operare ed investire. Ci impegneremo per una Bova Marina orgogliosa della sua storia di sviluppo civile e sociale, della sua produzione, del suo lavoro, del suo attaccamento alla democrazia. Ci impegneremo per una Bova Marina più giovane, perché non costringe i suoi ragazzi, i suoi giovani ad andare via, ad andare altrove. Ci impegneremo per una Bova Marina più bella e più verde. Ci impegneremo per una Bova Marina veramente democratica, che riconosce e si avvale della competenza di tutti i cittadini, che afferma i diritti fondamentali, civili e sociali, i cui servizi non lasciano soli o ai margini le persone anziane o le persone con gravi difficoltà. Ci impegneremo per una Bova Marina dove la democrazia non è solo il voto, ma pratica riconosciuta e promossa. Elettrici ed elettori, in una parola, ci impegneremo perché Bova Marina torni ad essere un paese normale. Lo abbiamo già detto in occasione della presentazione della lista. Bova Marina purtroppo versa in uno stato di degrado socio-culturale. Bova Marina deve ripartire, deve rinascere, deve credere nel suo presente. Il presente di Bova Marina, il presente di tutti noi, dovrà essere caratterizzato dalla trasparenza e dalla legalità nell'azione amministrativa, dall'efficienza degli uffici comunali, dal coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica. L'amministrazione comunale deve essere amica e vicina al cittadino. In questi anni è innegabile che c'è stato un totale disinteresse nei confronti delle richieste dei cittadini, anche delle richieste più elementari. Per questo, da parte nostra, vi assicuriamo che ci sarà la massima attenzione, una condotta trasparente, un modo di relazionarsi con la cittadinanza, con l'utenza, serio ed amichevole. Noi vogliamo un comune che tutti i giorni faccia vedere che le cose possono essere diverse dal passato. Vogliamo un comune che attua buone pratiche amministrative ed essere un esempio di cultura positiva e di clima adatto al cambiamento. Partecipazione, inclusione, coinvolgimento, saranno queste le idee fondanti del nostro agire nei prossimi 5 anni. Una scommessa sulla volontà e sulla capacità di cambiamento, sulla capacità di rinnovamento, un atto di fiducia nei confronti dei cittadini. Una scommessa che tutti noi insieme possiamo e dobbiamo vincere, e sono sicuro vinceremo. Oggi ci sono strumenti, il web, metodi, conoscenze per attuare, per praticare davvero la partecipazione,
per costruire la cosiddetta democrazia organizzata, la cosiddetta democrazia deliberativa. Compito della nuova amministrazione sarà innanzitutto quello di costruire procedure deliberative, procedure di assunzione delle scelte che inglobino in modo sostanziale, in modo strutturale, la volontà dei cittadini. La partecipazione deve essere uno strumento reale per decidere e governare, dal bilancio partecipato alle scelte di insediamento, alle scelte delle infrastrutture, alle scelte degli investimenti. Partecipazione dei cittadini alla vita pubblica mediante l'istituzione di commissioni extraconsiliari, incontri periodici, l'istituzione delle consulte, partecipazione anche in funzione di un'autentica educazione civica. È nostra intenzione istituire lo sportello dei diritti per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, così come lo sportello per le imprese e le attività economiche e commerciali, con lo scopo, con la finalità di semplificare, di snellire tutte le pratiche, tutte le procedure amministrative. Nell'attuazione del nostro programma, delle nostre linee programmatiche, avranno un ruolo centrale le tematiche legate al territorio, alla tutela dell'ambiente, alla tutela della salute, lo sviluppo socio-economico, gli strumenti urbanistici, le questioni sociali. Pensiamo anche ad una nuova stagione di eventi culturali, di intrattenimento, di attività sportive, volti non solo a richiamare, ad attirare flussi stagionali di turisti, ma anche e soprattutto a migliorare la qualità della vita di coloro che nel nostro paese hanno residenza stabile e continua. Cittadini, la rinascita, la ricostruzione di Bova Marina, del nostro paese, passa anche da piccoli gesti quotidiani, da una stretta di mano, da un sorriso, da un saluto, da una pacca sulle spalle, dal rispetto reciproco, dalla solidarietà, dallo stare in piazza, dal discutere, dal confrontarsi con chi la pensa come noi, ma dal discutere e confrontarsi soprattutto con chi la pensa diversamente da noi. La rinascita di Bova Marina passa anche dalla necessità, dall'esigenza di dare coraggio, speranza e certezze ai nostri giovani che hanno perduto la propulsione all'ascesa e che avvertono purtroppo più di ogni altro la consapevolezza del declino, la consapevolezza di avere un futuro peggiore del presente, di avere un futuro peggiore di quello della precedente generazione. Mi avvio alla conclusione e pongo a tutti voi una domanda. Siamo tre liste in competizione. Perché allora votare la nostra lista, la lista numero 2, la lista Bova Marina in movimento? La nostra squadra è una squadra forte, coesa, solida, competente e competitiva, che unisce, che coniuga l'esigenza di rinnovamento,
la freschezza, l'entusiasmo dei giovani con la richiesta, con la necessità, vista la grave situazione del nostro comune, di un'ampia e collaudata esperienza amministrativa. Noi non ci siamo candidati per ambizione personale, ognuno di noi ha un lavoro, un ruolo, una famiglia. Non abbiamo bisogno di medaglie o di pennacchi per farci conoscere ed essere conosciuti. Ci siamo candidati perché riteniamo di poter dare un valido contributo al nostro paese che si trova in grave difficoltà, permettendogli di rialzarsi, di ripartire, offrendo a tutti voi cittadini la possibilità di guardare ad un sereno presente e ad un brillante futuro. Noi, la lista Bova Marina in Movimento, vi abbiamo chiesto il voto, abbiamo chiesto la vostra fiducia, il vostro consenso, e questa sera da questa piazza torniamo a chiedervi il voto, ma vi chiediamo un voto libero, un voto senza condizionamenti, un voto senza pressioni, un voto frutto di una riflessione, un voto consapevole, un voto responsabile. Non votateci perché nella lista, nella nostra lista, c'è un parente, c'è un amico, c'è il vicino di casa, c'è il compare, c'è il compare del compare, c'è qualcuno che vi ha fatto un favore o una cortesia, o perché c'è qualcuno che pensate vi possa fare un favore o una cortesia. Votateci per la nostra serietà, per la nostra competenza, per la nostra professionalità, per le nostre capacità, per la nostra professionalità, per la nostra onestà e correttezza, per la nostra semplicità e umiltà. Votateci perché siamo persone che tutti i giorni dell'anno siamo in mezzo alle strade, siamo insieme a voi. Votate la lista Bova Marina in Movimento perché è la lista che unisce e non divide, e il paese ha bisogno di unione e non di divisione. Votateci perché ritenete la lista Bova Marina in Movimento l'unica alternativa possibile per la rinascita di Bova Marina. Elettrici ed elettori, giovani elettrici e giovani elettori, voi per noi e noi per voi, e tutti insieme per Bova Marina, per una Bova Marina libera, per una Bova Marina alta, per una Bova Marina giusta, per una Bova Marina che torni ad essere protagonista, punto di riferimento dello sviluppo di tutta l'area grecanica e, perché no, di tutta la fascia ionica. Noi non abbiamo l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, noi abbiamo l'ottimismo della volontà e l'ottimismo della ragione, e per questo vinceremo. Viva Bova Marina, viva il Bovese!